Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast dedicato alla crescita professionale al femminile tutto italiano. E il tema di quest'oggi è proprio un tema molto femminile. Infatti parliamo di mamme e business, come coniugare le due cose senza perdere la testa. Un tema utilissimo sia a chi è già genitore, sia a chi lo è stato e magari si trova a conoscere qualcuno che potrebbe dare qualche dritta, sia a chi lo diventerà. Affronteremo questa tematica con Nan Cosimo. Ciao Nan. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buonasera, non importa, l'importante è che sia una puntata ricchissima di valore, come sarà sicuramente. Infatti tu Nan sei mamma di due figli in età preadolescenziale, sei anche tre, infatti, stavo per dire, anche un bimbo piccolo nato nel 2018. Giusto, sì, l'ultimo arrivato, ecco. Quello che ti fa sudare di più. Che si somma a tutto il resto poi, perché tra l'altro tu lavori da oltre 20 anni nel mondo del miglioramento personale e hai fondato Unite nel 2010. Come se non bastasse, perché non bastava, sei anche una teen e family coach certificata e quindi sviluppi programmi, workshop, campus dedicati agli adolescenti sia in Olanda che in Italia. Allora Nan, il tema è molto caro a me, in quanto il mondo dell'imprenditoria ma anche della crescita professionale femminile è molto legato all'aspetto dell'avere figli, non avere figli o come fare quando avremo figli. Leggevo un articolo questa mattina che diceva che c'è un esercito silenzioso di 115.000 neomamme che tra il 2011 e il 2016, quindi abbastanza di recente, sono state costrette a uscire dal mercato del lavoro per due motivazioni principali. Una motivazione personale, quindi il fatto di sentirsi in colpa nel momento in cui avrebbero dovuto sacrificare il tempo da dedicare ai figli al lavoro e viceversa, e anche per necessità, cioè una motivazione molto forte che le accomunava tutte è stato proprio l'impossibilità di riuscire a gestire tutto quanto contemporaneamente. Però non è del tutto impossibile, giusto? Poi è chiaro che ogni situazione è a sé. Ma ci spieghi Nan, come sei riuscita tu con la tua esperienza professionale a continuare a crescere, a far crescere i tuoi progetti senza rinunciare a una splendida famiglia? Guarda, la prima cosa che io mi ricordavo e quando andavo in aereo tanti anni fa, che dicevano sempre devi prima la maschera, devi prima mettere a te e poi i tuoi figli. E credo se tu fai una scelta di anche essere un'imprenditrice, punto uno, sei un'imprenditrice già dalla casa, no? Con gestione dei figli e tutto quanto. Però se tu non stai bene o stai facendo, ti stai bloccando nella tua vita perché pensi che non va bene o devi fare la mamma o devi fare in un certo modo, chiaramente già l'energia lì non ce l'hai. Smetti di fare una cosa, quindi io ero molto focalizzata su questa cosa, ho detto se io mi sento bene voglio lavorare, voglio costruire, se mi sento bene i miei figli si sentono bene, quindi è una cosa automatico, okay? Quindi io okay. Da lì ho iniziato, ho detto guarda, chiaramente è tutta una scelta che facciamo, e la mia scelta è stata questa, io avevo un sogno e questo sogno di lavorare con adolescenti, con bambini, con le famiglie per contribuire a un futuro migliore. Io ho detto, ok, adesso sono mamma, quindi chiaramente contribuisco già, ma creare questa azienda per me era molto molto importante, non solo contribuire a tutti gli altri, ma anche dentro la mia famiglia, perché studiando, facendo, chiaramente cioè, stai facendo tante cose non solo per te, ma anche per la tua famiglia. Quindi per me non è stato neanche un pensiero, mi sento in colpa nei loro confronti, perché credo molto all'importanza, se tu stai bene, loro stanno bene. E questo era per me, sì, veramente una scelta non facile, te devo dire, perché credo che quando diventi una mamma tante cose cambiano, no? Sicuramente la tua intuizione, la tua parte emotiva, non sei tanto importante, i figli sono più importanti di te, cioè vengono sempre prima, ma ricordandoti sempre che anche tu devi essere in forma, devi stare bene, sviluppare quello che tu pensi che sia importante nel business anche, soprattutto, insomma. Quindi possiamo dire che essere mamma non ci penalizza come imprenditrici o come donne in carriera da un punto di vista delle capacità, delle skills che possiamo sviluppare?
No, credo che non ci penalizza, devi solo tirare fuori la tua superpotere da mamma, insomma, quello sì. Devo dirti che non è, cioè, non è un passeggiata, sempre questo dico, è una scelta, devi farti una scelta di voler fare tutto e se hai il focus nel posto giusto vai. E credo che anche per la mia scelta è stato questo, come ti dicevo prima, e tante mamme dicono, ma come fai? Fai perché voglio, fai perché ho scelto e credo che da lì prendi tutta la forza di andare avanti e di costruire quello che vuoi costruire. E i figli, io chiaramente ho molta fortuna con il lavoro che faccio perché chiaramente lavoro anche con ragazzi e figli, quindi loro mi aiutano, mi seguono, mi dicono io non ascolto le tue lezioni di vita, cioè mi fanno tutte le prove possibili, insomma, per andare avanti, ma anche per fermarmi e capire cosa va bene, cosa no, dove posso arrivare, dove no. Da un punto di vista prettamente pratico, adesso appunto hai un bimbo piccolo e due ragazzi in età preadolescenziale, che sono entrambi fasi abbastanza complesse perché richiedono una tua presenza molto più forte di quanto magari non accadrà in futuro. Come fai a coniugare la crescita dei tuoi progetti e la tua presenza in questi progetti e la crescita dei tuoi figli? Per prima devi diventare un regina al multitasking, dico sempre, no? Quando è nato il piccolo io non ho mai smesso di lavorare, ho preso i miei giorni dopo il parto, ma saranno state due, dove poi l'ho messo nel marsupio e l'ho portato con me, io ero al computer, facevo le mie cose, credo che questo è tutta una grande organizzazione, quindi tu devi scegliere, ok, come posso fare certi passi per... Io organizzo l'azienda del mio piccolino, chiaramente quando allattavo e tutto quanto avevo 8 ore, quindi avevo 3 ore, in 3 ore facevo il mio lavoro, poi lui dormiva, poi... Cioè, devi essere molto flessibile e capire un po' la situazione. Poi facevo un'azienda dei miei figli, proprio un diario della settimana, per dire ok, cosa devono fare, dove li devo portare, devo fare questo, 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 e soprattutto per me questo cambiamento anche con l'arrivo del terzo ti rendi ancora conto, come si dice, ti rendi conto di più quanto devi anche insegnare la responsabilità ai tuoi figli, di dire ok, amore, quando io arrivo e torno, questo deve essere pronto, devi, cioè, come dice, come mamma puoi svilupparti anche in modo diverso verso di loro. Quindi come passi, se parliamo proprio dei passi, io guardo l'agenda del piccolo, l'agenda del grande, poi il mio e io divido la settimana in questo. Io ho 3 giorni a settimana che rispondo solo alle mail, ho 2 giorni a settimana che faccio solo coaching familiare in un certo orario perché so, io voglio tutto il pomeriggio stare con i miei figli, che non è sempre possibile, quindi anche lì lo gestiamo. Però anche per altre mamme che si vogliono organizzare, credo che devi avere molto limiti su certe cose, su certe disponibilità e sai, se sei un'imprenditrice sei molto richiesta dall'altra parte. Quindi ho cambiato il numero, ho fatto due numeri in modo che in un certo periodo cioè in un certo momento della giornata ci sono, ma dopo cena o prima di cena io smetto, spengo, io non ci sono più. Quindi queste sono, credo, per una mamma multitasking, sono cose molto importanti da fare. Ecco, mi viene in mente che mentre parli, che in effetti è un approccio importante quello di autoimporsi dei limiti, soprattutto quando gestiamo un nostro progetto. Nel momento in cui io decido che lavorare dalle 9 di mattina fino alle 10 di sera non è salutare, non è sano, e do la priorità alla mia salute, oppure al mio tempo libero, oppure al coltivare altre mie passioni, ecco che il limite diventa qualcosa di più facile da definire. Mi viene da pensare che una volta che hai dei figli, questo limite te lo danno loro, nel senso che, come dicevi bene tu all'inizio, hai fatto una scelta e sai che la priorità in un certo senso va a loro. Chiaramente questo non significa che devi sacrificare il tuo lavoro, ma significa che, appunto, magari lavori in maniera più concentrata, perché tu hai parlato di multitasking, ma io credo che quando ti concentri la mattina per fare tutto il tuo lavoro entro la fine di metà giornata, altro che multitasking, lì sei super concentrata, giusto? Sì, molto, molto concentrato. È la cosa della mamma. E io mi ricordo tantissimi anni fa che non avevo la mia azienda, volevo lavorare in un'altra parte, mi avevano detto di no perché può essere che tuo figlio sia malla, ma questo succede di continuo, quindi devi essere molto flessibile. E io anche adesso, io agli eventi che facciamo, lo porto con me, il piccolo, i grandi, cioè li gestiamo in altro modo.
Però il focus, credo anche questo, tanti dicono non devi fare una lista di quello che devi fare. Io credo per una mamma è molto molto importante. Le mie priorità metto prima, cosa devo finire entro tot le deadline. Devi essere capace di imparare a capire quante ore, quanto tempo hai bisogno per, e poi devi chiudere. E questa chiudere non è sempre facile. E però torno a casa con un bambino che mi guarda e con un gran sorriso, ho detto ok. Cioè, quindi trovare il giusto equilibrio in... E credo che la cosa è molto importante, e anche di essere flessibile, perché se un giorno lui si ammala, cosa fai? Se non hai un babysitter, non va al nido, cioè questo chiaramente con i bambini più piccoli, ma anche quello più grande, perché comunque lo devi andare a prendere, devi... Cioè, quindi, ma nel tempo, se ti alleni bene, no? Soprattutto se metti le cose per scritto, ti organizzi proprio, cioè credo che questa è la cosa più importante. Tieni anche in vista cosa devi fare, cosa no. Come dicevi anche tu, hai tot ore nella giornata, io ho tot ore, quindi anche lì devo capire dove dico di no, dove dico di sì, cosa posso fare, dove posso arrivare, e veramente mi porta i risultati in cui credo. Perché sono una persona che anche da me, a me piace tutto, no? C'ho mille sogni, li voglio mettere in azione oggi. Credo che con bambini piccoli devi vivere giorno per giorno e gestire queste cose passo per passo. Senti di aver dovuto dire di no a cose a cui avresti voluto dire di sì perché volevi stare con i tuoi figli e la tua famiglia? Sicuro, sicuro, ma solo sempre con il pensiero ci arriverò però, tornerò. Quindi non ora, ma poi. Brava, sì, perché sono momenti, sono fasi, anche con loro, e c'è un mio figlio che piange adesso a un periodo dove è molto attaccato a me, quindi quel senso di mio poverino, no? Cioè, queste tutte le mamme ce l'hanno, credo il senso di colpa è quello più forte, però so che, ok, oggi non si può, però nel futuro, tra un paio di mesi lui sarà cresciuto e lo gestiamo in modo diverso, però devo dire che lui... noi abbiamo scelto, soprattutto il piccolino, che si adatta molto alla nostra vita, ma comunque con la regolarità e l'autorità giusta, insomma, io non lo porto in giro fino a mezzanotte, anche se noi viviamo, che lavoriamo fuori su un evento che durerà fino all'una di notte, io mi gestisco che comunque lui va a letto nei momenti giusti, anche se siamo fuori, ha visto più posti fuori casa da dormire che nessuno ha visto mai, secondo me, prima del suo primo anno, però... Credo che anche lì fare la mamma non è un dramma, la vita non è pesante solo se tu decidi che diventa pesante. E chiaramente c'hai delle giornate che sono pesanti, devo dire che non è tutto rose e fiori, però comunque se vuoi poi, dico sempre, credo che basta crederci e andare avanti, non pensarci troppo. Ecco, Nan, tu mi hai detto che la mattina la dedichi al lavoro e il pomeriggio cerchi il più possibile di stare con la tua famiglia. Dove e come recuperi il tempo invece per te e basta? Mattina è prima che vado a dormire. Quindi dipende, poi dipende come vanno le mattinate, anche lì devo essere flessibile, ma io comunque, e io non parlo di tempo per me che sono ore, tempo per me vogliono dire tra 20 e mezz'oretta, dove prendo tempo okay. Per me, medito, faccio soprattutto respiro, lavoro molto su queste cose qua, gestisco quello che devo mandare via. Questo dico anche spesso, il nostro cervello si rigenera di notte, quindi prima che vado a dormire provo di sistemare le cose, scrivo quello che voglio lasciare andare. E non solo nella parte lavorativa, anche nella mia vita privata, con i miei figli, perché è l'autoriflessione, credo che la cura più potente che c'è. Quindi prima che vado a dormire provo di togliermi tutto, o provo, lo faccio fino a un certo punto, dipende anche lì, però sono i momenti d'oro per me, perché almeno riesco a radicarmi di nuovo per il giorno dopo. E poi quindi, se il bambino ti sveglia 5 volte a notte, questo è un altro lavoro, quindi poi dipende, vediamo cosa decide lui, però fino adesso va molto bene, insomma. Questa... Quindi hai una tua routine del mattino e una tua routine serale, giusto? Io normalmente mi sveglio 20 minuti prima, la sveglia va 20 minuti prima che io mi devo alzare per svegliare gli altri, okay. E lì mi prendo il momento, non mi alzo spesso, rimango nel letto, però faccio il mio momento dove... ripasso la giornata, cosa voglio, dove voglio arrivare, e questo anche con i miei figli, perché se tu vai anche a letto con le emozioni loro, che nel momento di adolescenza, ma anche piccoli, ma soprattutto l'adolescenza, loro arrivano molto in confusione, si sentono male, magari vanno a letto triste, o vedono il mondo, o vedono il nero, sono cose che come mamma lo prendi tu, no? Ma starà bene, e quindi questa preghiera, tra virgolette, anche non, cioè non sono particolarmente religiosa, però lavoro molto su di loro in questo senso qua, perché se io non mi distacco emozionalmente verso loro vita,
non potrei vivere, farei molto fatica, insomma, a fare tutto. Quindi inizio la mia giornata con questo, quindi mi alzo 20 minuti prima, mi metto la musica di una donna molto potente e mi faccio la meditazione, mi preparo per la giornata, poi mi alzo e faccio tutto. Posso chiederti chi è la voce che segui come guida? Mayana, non so se hai mai sentito. No. Mayana, te lo mando, è una cantante e fa delle meditazioni bellissime, è in inglese però, è in olandese, quindi però viene anche in Italia a volte, molto 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 brava. Quindi tu l'ascolti e ti prepari a livello proprio, possiamo dire, energetico, mentale, a quello che poi è la giornata che ti aspetta. Sì, e soprattutto la forza, soprattutto dopo una notte che non si dorme, mi devo veramente riprendere e lavorare su di me per caricarmi, perché chiaramente se non dormi per 5 ore o il figlio ha deciso di, sì, veramente, cioè, non è bellissimo. L'altro giorno mi sono alzata, l'ho preso in braccio, ho battuto la testa talmente forte, gli ho detto ok, va bene, iniziamo già bene alle 6 la mattina, no? Però alla fine ho detto ok, no, ritorniamo in sé, ripartiamo la giornata. E credo che questo anche con il lavoro, che chiaramente anche lì hai un pensiero fisso, cioè io spesso mi... Non è che sono tutto zen, insomma, di notte mi sveglio, quando do l'atto a lui o vado in giro con lui, penso a tutto altro. Ma credo che abbiamo bisogno questi 20 minuti prima e 20 minuti prima che andiamo a dormire per un attimo non pensare a nulla, insomma, no? Cioè, risistemare certi pensieri, ma anche di respirare e lasciare andare. E credo un consiglio per le mamme di darti una pacca sulle spalle a volte, perché questo si dimentichiamo spesso, di dire ok, eh? Ecco, a questo proposito ti chiedo, secondo la tua esperienza o quelle di altre mamme con cui lavori e che hai avuto modo di conoscere, quali sono le tre sfide principali, che poi forse tre è un numero un po' troppo piccolo, ma riassumiamole in tre sfide principali che una mamma si trova ad affrontare quando comincia una propria attività o cerca di farla crescere, avendo anche dei figli? Un po' ne abbiamo parlato, ma mi piacerebbe che ci dessi proprio le tre sfide principali e come provare a superarle in maniera pratica. Ok, io credo che la prima sfida è il senso di colpa, la seconda è la gestione del tempo, che non è sempre facile, per me la terza è soprattutto la coerenza, perché io lavoro in un ambito dove dico devi far così come mamma e poi vai a casa, quindi questo sicuramente è molto importante, e la gestione dello stress, quindi questi sono quattro sì. Passi molto importanti. Il senso di colpa... come dicevo all'inizio, per me è molto importante, se vai nell'aereo prendi prima la maschera per te e poi per i tuoi figli, quindi se tu non stai bene, comunque lavori, non c'è bisogno di stare 2-3 ore in più con tuo figlio, è tutta una questione di qualità del tempo che stai con lui o lei, e spesso sentiamo questo, no? I figli, dopo perché, cosa succede? Credo che anche, io ne ho tre, ma anche se hai un figlio solo e hai un lavoro, di comunque essere un po' disciplinato sulle cose, no? Perché se lasci andare tutto, loro reagiscono anche in un certo modo, in più se tu ti senti in colpa, loro lo sentono, quindi lavorano anche su questo, perché il legame che hai già dall'utero, da quando hai deciso di, fino ad oggi, è molto molto forte, anche con la connessione tra tuo cervello e quello del bambino, quindi qualunque passo che tu fai, tu sei... loro spugna, diciamo così, o loro sì. Sono tue spugna che assorbono tutto quello che fai, quindi la gestione del senso di colpa è molto importante, e ricordati questo, cioè essere una mamma non significa esserci sempre 100%, perché staresti male tu, ci sono le mamme che sono nate però se tu vuoi fare l'imprenditrice, credo che è una cosa che viene da dentro, se vuoi fare la mamma è la stessa cosa, e per questo anche di la maternità, diciamo così, ti crea una profonda connessione e emotività legata ai tuoi figli, ma anche nel lavoro. Quindi se parliamo di senso di colpa, credo che questa è una sfida principale, ed è qui anche di staccarti emotivamente di certe situazioni. Io lo dico spesso ai genitori, vedila come un business, ok? Quindi se tuo figlio ti sente in un certo modo, tu ti distacchi emozionalmente, dici cosa sta succedendo? Un figlio... che se ribella, te lo sta dimostrando in un modo per dire io ti amo, ho bisogno di te, ma se ribella quindi cominci a urlare o piangere o qualsiasi cosa, cosa ne fai tu? E questa è la stessa cosa di gestione del tempo, che secondo grande sfida credo dei genitori di oggi, non puoi fare tutto a mano libera, o come si può dire in italiano? Improvvisando. Improvvisando, sì.
credo che le cose devono essere organizzate, devi essere flessibile, devi organizzare la tua giornata, devi organizzare la tua settimana. E la stessa cosa, se non hai qualcuno, per esempio noi non abbiamo nonni, non abbiamo nessuno, fai la spesa una volta a settimana, devi capire quando cucinare, non devi niente, sono tutte scelte tue, chiaramente, ma credo che sia una cosa molto importante di gestire i tempi, di rimanere flessibile, però mettila giù, cosa devi fare, quando, come, e soprattutto lasciarti quello spazio anche di essere flessibile se succede qualcosa, perché questo è un po' il pericolo con i figli. Certo. Poi cosa dicevi? La coerenza, sì, per me è la cosa più importante, perché come insegno, tra virgolette, condivido l'esperienza con le altre mamme, se io poi a casa non faccio quello che dico, per me è una cosa molto, cioè, molto grave, ok? Ci lavoro tanto per questa, anche l'autoriflessione che fai nel business, credo spesso, no? Sto facendo quello che è, questa stessa cosa che devi fare a casa, e lo stress in generale, se hai come me tre figli, ma so che mamma ce l'hanno, alcuni ce l'hanno di più o di meno, credo che è gestibile, è importante che rimani connesso con te, anche nel tuo lavoro, ma anche in generale nella vita. E se è no, è no. Se devi chiudere la porta o se devi un attimo smettere, smetti, riprenditi e riparti, perché se no vai in un guai. Io ho avuto un burnout tantissimi anni fa, che non ero neanche mamma, però ho capito lì, senti tuo corpo, capisci cosa vuoi fare, cosa vuoi trasmettere, ma soprattutto se ti perdi, chiaramente questo stress porti anche a casa, porti nel lavoro, porti ovunque, quindi prenditi veramente il tempo per te, anche se non ce l'hai, lo troverai. Sì, anche perché se non ce l'hai ne avrai sempre meno, se pensi di non averne ne avrai sempre meno. Quando crei un po' di tempo per te, prendi le distanze e riesci a capire magari quello su cui puoi davvero avere un'influenza, perché alcune cose purtroppo ci capitano a prescindere che ci piacciono o meno. Poi appunto tu hai parlato di un sacco di hai parlato molto dell'aspetto degli imprevisti, cioè i bambini hanno i loro bisogni, che sia notte e giorno, e richiedono la tua presenza, quindi un allenamento vero e proprio in un certo senso all'improvvisazione pianificata, mi verrebbe da dire. Quindi tu hai tutto il tuo piano, allo stesso tempo però tu hai parlato di flessibilità, quindi riuscire ad essere flessibili con quello che accade, e un grande senso della misura, mi verrebbe da aggiungere, quando parlavi di andare a fare la spesa una volta a settimana e sapere quello che ti serve, perché magari non avrai il tempo per farne un'altra, o perché magari appunto devi dedicare il tempo anche al tuo lavoro. Lì il senso della misura è anche osservazione, quindi osservare. E sto pensando che tutte queste qualità sono imprescindibili in un business, come anche in una crescita professionale all'interno di un'azienda. Quindi riuscire ad osservare per trarre le giuste conclusioni, riuscire ad improvvisare pur nella pianificazione, quindi non lasciare mai nulla al caso, ma sapere come reagire o non reagire quando le cose vanno un po' a caso o sembrano andare a caso. Improvvisare una cosa meravigliosa, io credo che spesso perché devo stirare, per esempio, no? Nel frattempo ascolti tu podcast o qualsiasi cosa, però io sto lavorando, mentre che faccio questo sto lavorando, perché comunque posso ascoltare delle cose, posso fare. Spesso ci rendiamo conto che magari in passato pensavi o questo o questo, ma come mamma puoi fare di tutto, mentre, come dicevo, quando mio bebè era piccolo lo mettevo nel marsupio, facevo di tutto, lavoravo in piedi, quindi non seduta, ma lavoravo, perché io lavoro molto dal computer. Quindi è sempre trovare una soluzione, cioè, ma è sempre una scelta. Io credo che questo anche per me è molto importante, perché spesso abbiamo queste giornate dove non ce la facciamo più in nessuna parte, no? Credo che ogni donna ce l'ha. Poi questa volta al mese ancora peggio, no? Che magari dici ok, adesso. Ma anche lì è sempre una scelta, io me rendo conto, tu hai scelto di fare figli, hai scelto di fare l'azienda, anche se ami entrambi fino in fondo, però ricordati questo. Quindi anche il tuo approccio mentale è molto molto importante, mangiare bene, non mangiare troppo zuccheri, non mandare giù, perché anche quello ti dà tanta energia, e come mamma sì, devi essere in forma in tutti i sensi, no? Credo che bellissimo. Questo aspetto del ricordarsi che è una nostra decisione e che quindi ci responsabilizziamo. Prima parlavi di responsabilizzare i nostri figli, possiamo forse cominciare responsabilizzando noi stesse nel momento in cui il non fare una pausa è una nostra scelta, il fare una pausa è una nostra scelta. Quindi veramente molto bella questa cosa, che ci riporta un po' in controllo del timone. Nan, ti chiedo una cosa che a volte... ti faccio una domanda un pochino atipica, ma come donna imprenditrice come spiegheresti un fallimento di qualunque portata ai tuoi bambini?
fallimento per me è un po' difficile perché credo che è una grande crescita sempre, no? Cioè non si fallisce ma non si cresce. Credo, ho sempre voluto anche portare i miei figli. Se una cosa non riescono, non è che molliamo. Io dico sempre, anche adesso è molto bello perché il primo ha iniziato a camminare, non è che è caduto 50 milioni di volte. Io gli spiego anche ai miei figli, guarda, non è che dopo dico guarda basta o lui dice basta, non è un fallimento, una cosa, ok, mi rialzo e lo riprovo. E questo verso i miei figli è la stessa cosa, io sono molto del fatto che dobbiamo fare di tutto per riuscire a combattere, tra virgolette, anche in modo positivo per arrivare dove vogliamo arrivare. Se non ce la fai, ti devi fare due domande, hai fatto tu meglio? Sì o no? E credo che oggi i bambini crescono, soprattutto in Italia, vedo con il bravo, sei molto bravo, e il bambino cresce per dire io devo far vedere ai miei genitori che io sono molto bravo. Ma se uno studia e non ha un voto alto, o ha il voto alto e la mamma dice: guarda, amore, sei stato bravo, io so che sei molto intelligente, ce l'hai fatta, io lo cambierei in: bravissimo, amore, hai lavorato duro per arrivare dove sei arrivata. E questo è anche un messaggio inconscio a loro per dire: devi lavorare duro per arrivare dove vuoi. A volte cadiamo e ci riprendiamo perché abbiamo capito dove crescere. Quindi, questo è come io spiego un po' il fallimento in generale, anche a loro, insomma, che credo. E tutto l'approccio che abbiamo nella comunicazione, no? Cioè, non, poi anche quando vai in giro, il tuo bambino è bravo, e va chiaro, è bravo, c'ha delle cose che non vanno e vanno, però siamo tutti bravi. Però se una cosa non funziona, non è che abbiamo fallito, abbiamo solo capito cosa non funziona e andiamo avanti. All'Edison Style, no? Non ho mai fallito, ma ho trovato solo non so quanti migliaia di soluzioni che non funzionavano. Questa è una bellissima definizione. Sono voluta partire da come definiresti il fallimento, come spiegheresti il fallimento ai tuoi bambini, perché poi come spieghiamo le cose ai bambini ci ricorda anche di come potremmo spiegarla noi stessi. No? Come adulti tendiamo a complicare molto le cose, quando in realtà, quando hai fatto l'esempio del tuo bimbo che non è che si arrende, no? Di fronte alle mille cadute, diciamo che hai una spiegazione che insomma nessun libro forse potrebbe spiegare meglio. No, e noi ci dimentichiamo spesso, credo, questa cosa qua. Ci dimentichiamo che quando si cade non è che diciamo allora non camminiamo nella vita, no? Abbiamo bisogno di farlo, quindi credo che con i bambini è molto importante. Stessa cosa di evitare, sono orgoglioso di te, per cambiarlo in amore, potresti essere molto orgoglioso di te, perché sei tu che devi essere orgoglioso. Anche io sono già orgoglioso, ok, però sono piccole cose che per loro sono molto importanti, ma anche per noi. Non siamo, a volte donne abbiamo paura di, non paura, ci sentiamo un po' in imbarazzo se le persone dicono guarda che sei stata brava, no? Sì. O quanto sei bella? Normalmente la risposta di una donna è no? Cioè, o come hai fatto? E invece di dire grazie, sì, perché ci ho fatto un, Mi così. sono fatta un così, assolutamente. Nana, a questo proposito mi collego con la penultima domanda, dico sempre l'ultima, poi mi sbaglio perché ce n'è una finale che faccio sempre, ma prima di quella, il miglior consiglio pratico che daresti alle mamme imprenditrici di cui non abbiamo ancora parlato fino ad ora, quale sarebbe? Di non ascoltare troppo le voci degli altri, cioè credo che questa è una cosa molto importante. Le mamme sono in concorrenza, ok? Attraverso gruppi di WhatsApp e tutte, cioè perché tu devi essere in un certo modo, la routine ci devi essere la mamma perfetta perché devi, non so se hai mai visto il film Bad Moms, Sì. Bad Moms, sì, ma è così. Ecco, io ancora peggio, perché se tu non sei in un certo modo ti senti criticata, quindi già andare a scuola a dire vabbè io lavoro, ah sì, ma come, ma non devi fare la mamma? Questo a noi, anche che abbiamo l'azienda che lavoriamo, a volte si può, come si dice, sentire un po', come si dice, Inadeguate, si può ferire. inadeguata. Sì, questo è il consiglio che do, più pratica di questo, non so se è tanto pratica, però tienilo in mente perché credo che questo è pure invidia alle persone che vogliono vederti a fare tutto e credo che non devi mollare. E a volte devi chiudere, assolutamente sì, come dicevo anche prima, se è troppo, chiudi, respiri, riprenditi, prendi il tuo tempo per te e riparti. Ma non perché un'altra persona dice che tu sei sbagliato come mamma, perché tu hai scelto di prenderti, cioè mettere la maschera a te e poi agli altri, che non puoi fare una cosa, insomma. C'è una risposta che dai quando qualcuna, dico, qualcuno, insomma, si avvicina a te e ti dice di persona: ma cosa fai qui? Dovresti fare la mamma. Io faccio la mamma, sì, io sono, cioè non sono una mamma, io faccio la mamma, ma anche nel mio lavoro, cioè me lo dicono sempre, tu sei la mamma di, perché io gestisco, e chiaramente io lavoro
bellissimo perché lavoro con adolescenti e mi dicono: per me sei una mamma, senza di, anche l'altro giorno mi ha detto: senza di te non sarei viva oggi. E queste sono cose di cui qualunque cosa che io posso portare dalla mia maternità, cioè delle cose che io ho dentro di me, io do in ogni senso, in ogni caso, a casa, nel lavoro, ovunque. Quindi se me la dicono, cioè io risponderei così, perché non posso dire altro. Fantastica. Nana, ascolta, ultima domanda. Quale donna pensi dovrai intervistare dopo di te? Dopo di me una mia amica che conosco bene, che è Sabrina Antenucci, non so se l'hai mai sentita. Lei ha una storia molto forte e lavora molto sulle donne over 50, che è molto, molto bella nel business, nella comunicazione. Quindi a me piace molto lei, perché è una molto diretta, è la cosa che mi piace di più, che è quello che ho, come si dice, vissuto anche in Italia per tanti anni. Il voglio bene, ti voglio bene, sempre ha un altro significato, insomma. Questo credo, soprattutto nel lavoro, noi siamo molto diretti. Se non sto bene o si vede, me lo dice, e credo che questo anche mi so che mi posso fidare di questa persona, insomma. Quindi questa è una donna splendida, spero che la incontrerai. Ah, lo spero anch'io, Nan. Io intanto ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata insieme. Mi è piaciuto molto come hai portato la tua esperienza nuda e cruda, con i suoi lati d'oro e anche appunto i suoi lati faticosi, sul tavolo per tutte noi. Grazie per questa ispirazione. Io ricordo a voi ragazze che ci state ascoltando che qui sotto, se state seguendo il podcast dalla pagina biz-academy.it/podcast, troverete sotto il video o all'audio, a seconda che stiate guardando o ascoltando, tutti i punti che abbiamo coperto insieme a Nan, insieme al minutaggio preciso, così da non perdervi assolutamente nulla. E vi invito naturalmente a condividere nello spazio dedicato ai commenti l'idea che vi ha colpito di più e che avete intenzione di mettere nel vostro cassetto degli attrezzi per portarvela in giro quando ne avrete più bisogno. Nan, c'è un'ultima cosa che vuoi dire prima che ci lasciamo? No, io ti ringrazio solo per quello che stai facendo tu, perché credo che tante mamme, ma anche tante donne, hanno bisogno di questa ispirazione. Quindi io ringrazio per il tuo invito, perché è stato veramente un grande onore. Sei molto top. Grazie mille, grazie a tutti ragazzi. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.